Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». Sorelle e fratelli carissimi, siamo giunti alla Domenica di Pentecoste, la festa dello Spirito Santo, e per questo motivo abbiamo scelto come luogo per proclamare la Buona Novella proprio la chiesa dedicata allo Spirito Santo nella città di Lanciano. A fianco a noi c'è anche il cero pasquale che proprio oggi verrà spento, proprio per simboleggiare il termine del tempo pasquale stesso. Ma lo Spirito Santo quando ci è stato consegnato? Quando lo ha effuso Gesù? 50 giorni dopo la risurrezione o nel giorno stesso della risurrezione? È la stessa domanda che ci siamo posta la scorsa domenica a proposito dell'ascensione. Gesù è asceso al cielo nel giorno di Pasqua o 40 giorni dopo? A coloro che hanno scritto i testi della Bibbia non interessa tanto la precisione cronologica quanto il significato spirituale, il significato teologico di ciò che raccontano. Certamente Gesù ha consegnato lo Spirito nel momento stesso in cui moriva sulla croce. Certamente Gesù ha effuso lo Spirito nel giorno stesso della Pasqua, ce lo dice con chiarezza il Vangelo di Giovanni, quando dice che Gesù stette in mezzo e disse: «Pace a voi», e poi soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo». Allora perché anche questo riferimento al 50° giorno? Perché nell'antichità 50 esprimeva proprio il compimento, il completamento, la realizzazione di una cosa, di una realtà. E quindi nel 50° giorno l'Evangelista Giovanni, l'Evangelista Luca ci dicono che lo Spirito Santo discende su Maria Vergine e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo. In questo giorno i discepoli erano riuniti insieme. In questo giorno i discepoli erano assidui nella preghiera e concordi. In questo giorno appunto erano con Maria. Quindi noi, Chiesa di oggi, per sperimentare la bellezza e la potenza dello Spirito Santo, dovremmo creare una situazione simile, dovremmo essere riuniti insieme. Lo Spirito Santo è certamente un dono personale, ma è soprattutto un dono alla Chiesa, un dono alla comunità. È il noi che ci salverà, è il camminare sulla stessa strada, è il seguire insieme il Signore che ci permetterà di godere in pienezza del dono dello Spirito Santo. E lo Spirito, proprio come facciamo noi quando andiamo a trovare qualche amico che inaugura la sua casa, ci porta dei doni, e i suoi doni li conosciamo. Sono i doni dello Spirito Santo che fin da bambini abbiamo imparato al Catechismo, specialmente al Catechismo fatto in vista del Sacramento della Cresima. I doni dello Spirito Santo, lo sappiamo, portano dei frutti, quelli di cui parla San Paolo nella lettera ai Galati, che sono l'amore, la pace, la gioia, la benevolenza, la concordia, il dominio di sé.
Il dono dello Spirito Santo ci permette di aprire le porte del nostro cenacolo, di vincere le nostre paure, di vincere le nostre titubanze, per andare incontro alla gente che attende l'annuncio del Vangelo. Quel Vangelo che non siamo stati in grado di annunciare immediatamente e che ora invece con il soffio dello Spirito avremo la capacità di annunciare e di testimoniare. E di annunciarlo e testimoniarlo a tutti, proprio come fecero gli Apostoli in quel giorno di Pentecoste, a tutte le persone che da tutte le parti del mondo allora conosciuto erano presenti a Gerusalemme. Tutte le persone di ogni lingua, di ogni popolo, di ogni religione possono ricevere da noi oggi l'annuncio del Vangelo con la forza dello Spirito Santo. Soltanto che ce ne dobbiamo accorgere di questo dono che il Signore ci ha fatto, altrimenti succederebbe come se qualcuno ci avesse lasciato un'eredità di cui noi non abbiamo contezza, non abbiamo conoscenza. L'eredità sta lì, è nostra, ma noi non la useremo perché non la conosciamo. Dobbiamo imparare a conoscere lo Spirito Santo, dobbiamo imparare ad accorgerci della realizzazione di questa promessa che il Signore fece più volte durante l'ultima cena agli Apostoli. Non dobbiamo fare come fecero gli stessi Apostoli, che durante la cena chiesero di tutto di più al Signore Gesù, ma non chiesero nulla a proposito di questo Paraclito, di questo Spirito che Lui aveva promesso. Noi dobbiamo chiedere al Signore di donarci lo Spirito, dobbiamo capire chi è lo Spirito, che non è una cosa, ma è una persona, la terza persona della Trinità, come sappiamo bene, e rendendoci conto che lo Spirito, insieme con il Padre e il Figlio, vengono ad abitare il nostro cuore, poi portare i suoi frutti, utilizzare, far fruttificare i suoi doni. Ma poi gli Apostoli non solo erano riuniti insieme, non solo erano assidui nella preghiera, ma erano concordi, avevano un cuore solo. Anche a me e anche a voi, credenti di oggi, care sorelle e cari fratelli, non basta essere insieme a pregare nei nostri edifici di culto. Dobbiamo avere un cuor solo, dobbiamo essere un'anima sola. E dobbiamo essere con Maria. È terminato da poco il mese di maggio a lei dedicato e in questo mese sicuramente avremo riflettuto su Maria Santissima come nostra madre, come madre della Chiesa, come nostra compagna, come nostra amica. Dobbiamo davvero considerarla molto, Maria, perché lei ci indica la strada, lei è la porta attraverso la quale lo Spirito ci può raggiungere. E come ci raggiunge questo Spirito? Ci raggiunge come un tuono, come un terremoto, come un vento impetuoso, come una nube, come lingue di fuoco. Ognuno di questi simboli richiama il Vecchio Testamento. Ognuno di questi simboli richiama la Pentecoste degli ebrei. Infatti la Pentecoste nell'antichità nasce come festa agricola, poi diventa la festa in cui gli ebrei ricordavano il dono della Torah, il dono della legge fatto da Dio a Mosè sul monte Sinai. Un dono di cui il popolo degli ebrei andava orgoglioso. Era un privilegio per loro, pur essendo il popolo più piccolo fra gli antichi popoli, essere stato scelto da Dio per ricevere il dono della legge. Era questo che faceva la differenza fra il popolo degli ebrei e gli altri popoli, tanto che Mosè, facendo i suoi discorsi riportati dal libro del Deuteronomio, dice al popolo: voi davvero dovete essere orgogliosi del dono della legge, perché tutti gli altri popoli sono invidiosi di noi per avere il dono della legge, perché questa legge apre la nostra mente, questa legge apre il nostro cuore, questa legge ci permette di essere veramente uomini e veramente figli di Dio. Questa legge ci permette di
guardare a Dio e di vedere il suo vero volto. Ma qual era il limite della legge antica che si completa il 50° giorno dopo la risurrezione di Gesù, che si completa in modo definitivo con l'invio dello Spirito Santo fatto da Gesù? Il limite era quello dei segnali stradali. La legge data da Dio a Mosè sul monte Sinai era scritta sulle tavole di pietra, era stata trascritta nelle pergamene, nei papiri, ma era esterna all'uomo. Certamente i segnali stradali sono importanti, ci indicano la strada giusta e ci suggeriscono quali sono le strade da evitare, ma non ci danno la forza di raggiungere il traguardo. Il dono dello Spirito che ci fa Gesù è un dono che penetra il nostro cuore, che penetra la nostra mente e da dentro ci rende capaci di percorrere la strada della vita, da dentro ci rende capaci di raggiungere il traguardo della santità, della realizzazione piena dell'esistenza, della felicità che il Signore ci ha promesso. Vedete quindi immediatamente, capite subito, immediatamente la differenza. Del resto già il profeta Geremia aveva annunciato nei suoi libri, nel suo libro, che il Signore avrebbe contratto con l'uomo un'alleanza nuova, un'alleanza non più scritta sulle tavole di pietra, ma sulla tavola di carne del cuore dell'uomo. Ecco, è arrivato il tempo. E questo spirito che come un terremoto arriva, come un rombo di tuono riempie la casa, fa proprio quello che fa un terremoto, cambia i connotati al paesaggio, trasforma completamente la realtà. Il terremoto la trasforma in modo distruttivo, lascia dietro di sé macerie e morte. Lo Spirito Santo ci ricostruisce come creature nuove, capace di capire la vera identità di Dio e la sua vera bellezza, capaci di capire la vera identità dell'uomo e la sua vera bellezza. Anche quello che sembra impossibile da cambiare, il terremoto dello spirito lo trasforma, sia dal punto di vista personale, dandoci la capacità di vincere il nostro egoismo, le nostre resistenze, la nostra poca propensione alla vita comunitaria, al perdono dei nemici, all'amore gratuito e disinteressato, sia dal punto di vista comunitario, sociale, ecclesiale. Le strutture di peccato, il male che è diventato strutturale, lo Spirito Santo ci aiuta a trasformarlo. Fa vincere l'egoismo non solo dei singoli, ma dei popoli. Fa vincere tutte le cose negative, dal commercio delle armi allo sfruttamento dei minori, dallo sfruttamento delle donne alla schiavizzazione del lavoro. Tutto ciò che non va nel mondo può essere rovesciato se noi ci apriamo allo Spirito Santo, se noi gli permettiamo di abitare il nostro cuore. Ma lo Spirito arriva anche come una nube, e la nube, come la nebbia, ci dice: fidatevi di Dio. Quando siamo avvolti dalla nube, quando siamo avvolti dalla nebbia, facciamo fatica ad orientarci. Lo Spirito, chiedendoci di fidarci di Dio, ci indica la strada che noi possiamo seguire ad occhi chiusi. È una strada buona per noi, è una strada buona per tutti. E poi le lingue di fuoco, il fuoco che scalda, il fuoco che piega, il fuoco che illumina. Non è il fuoco dell'inferno, non è il fuoco che brucia i peccatori, è il fuoco dell'amore, è quel fuoco che Gesù voleva accendere nel mondo, è quel fuoco preannunciato anche con dei toni un po' sopra le righe da Giovanni Battista nella sua predicazione. È il DNA di Dio, il fuoco dell'amore che lo Spirito viene a portarci, ma è anche il nostro stesso DNA. E lo Spirito poi ci permetterà di parlare le lingue di tutti.
di annunciare il Vangelo, dandone testimonianza affinché tutti possano comprendere. Lo spirito è l'anti-Babele. A Babele si confusero le lingue dei popoli e nacque l'incomunicabilità fra le persone. A Pentecoste gli apostoli parlano e tutti comprendono, da qualunque posto della terra venissero. Anche oggi il linguaggio dell'amore, il linguaggio dello spirito può essere compreso da tutti, da chi parla materialmente altre lingue, a chi parla la stessa nostra lingua, ma è diverso da noi per età, per esperienza, per religione, per sesso, per qualunque altra cosa che ci fa diversi gli uni dagli altri. Lo spirito ci riunisce in unità. Accogliamo questo spirito e permettiamo al Signore di completare in noi la sua opera. Permettiamo al Signore che anche io e anche voi possiamo dire che le sue promesse in noi sono diventate sì, come divennero sì in Gesù Cristo. E così, sulle strade del mondo, senza più paura, senza più timore, annunciare a tutti la bontà e la bellezza di Dio, la bontà e la bellezza dell'umanità, nel nome di un amore totale, assoluto, gratuito, disinteressato. Buona testimonianza a tutti.